La Campania lascia la zona rossa e da domenica passa in quella arancione. Si allentano le maglie dei divieti con la riapertura dei negozi che hanno dovuto osservare la chiusura forzata in queste 3 settimane. Dai centri estetici all'abbigliamento, gli esercenti provano a salvare gli affari con il traino delle festività. A favorire l'uscita dalla zona rossa è il miglioramento dei dati sanitari. Nelle ultime ore sono 1521 i nuovi positivi, con il rapporto tra infetti e tamponi che si conferma all'8%, in calo rispetto ai giorni scorsi. Nel bollettino dell'unità di crisi purtroppo anche 55 decessi, alto il numero di guariti, quasi 2000. Con 165 posti di terapia intensiva occupati, la regione è al di sotto della soglia di allerta individuata dal Ministero della Salute. Ma torna a risuonare l'allarme violenza in corsia. Un'infermiera di 55 anni in servizio al Cardarelli è stata brutalmente aggredita da una coppia. I due sono stati denunciati dai carabinieri. La direzione aziendale parla di episodio inqualificabile. Durissimo anche il commento dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Quello che è successo stanotte all'ospedale Cardarelli di Napoli è davvero qualcosa di terrificante. Una nostra collega, un infermiere, a pochi giorni di distanza dalla giornata della commemorazione sulla violenza sulle donne, ha subito un'aggressione brutale. Purtroppo i responsabili di tale aggressione avranno una semplice denuncia, perché il nuovo decreto antiviolenza prevede pene severe solo con una prognosi superiore a 20 giorni. Resta solo l'amaro, resta solo la tristezza, resta solo la paura di tornare a lavorare. E questo per noi è inammissibile.